prova a Pesco Pennataro organizza questo Sant'Antonio il 16 gennaio. È una vecchia tradizione. Sì, è una vecchia tradizione, ormai dura da tanti anni e si fa il 16 perché dura tutta la notte, quindi si entra al 17, ecco perché. Ma Pesco Pennataro Sant'Antonio significa anche gastronomia. Quali sono i piatti che servite in questa serata? Allora, stasera primo piatto, pasta e fagioli, poi c'è il panino con la porchetta e salsicce e patate. Abbiamo preparato il vino brûlé e quindi tutto pronto. Un popolo molto unito, molto attaccato tra di noi, manteniamo queste tradizioni e c'è tantissima gente che è tornata da fuori, da molto lontano. Questo fa capire quanto la gente, seppur dovuta emigrare per motivi di lavoro, è attaccata al paese e quindi ama il paese. Manteniamo la cosa con pasta e fagioli, con panini con la porchetta, tra poco ci saranno cantate pescolane e questo è quello che serve poi, quello che rimane. L'importante è farlo ogni anno. Questi biglietti invece a che cosa servono? Sono per vincere il maialino e alla fine della serata ci sarà l'estrazione e il biglietto fortunato, la persona che ha il biglietto fortunato porterà a casa il maialino. Beh, che cosa significa per te questa tradizione? Il ritrovo con gli amici, è una festa in piazza, è molto bello. Ci divertiamo, beviamo, mangiamo, cantiamo. Molto sentita? Sì, sì, è il fuoco di Sant'Antonio sempre. E, diciamo, è di buon auspicio per l'annata. E il fuoco, dice il prete, che scaccia i mali. E, quindi come tradizione lo facciamo sempre. Che ricordi hai di questa tradizione quando eri bambino? Allora, quando ero bambino ci divertivamo a prendere le frusce d'abete e a buttarle nel fuoco, perché fanno una fiamma forte e poi si sente lo sclocco, che era divertente, da bambini. Da adulti? Da adulti si pensa al mangiare invece e a divertirsi.